amici carissimi, eccoci ancora insieme a meditare, a cogliere il Vangelo di questa domenica. Dopo il testo lucano sulla fede e sul vivere il proprio dovere fino in fondo, avendo la coscienza di essere servi inutili, servi senza utili propri, Gesù si presenta o incontra 10 lebbrosi. C'è un altro tema che l'Evangelista Luca ora ci presenta, sempre sulla via della fede, perché ci sta spiegando come acquisire la fede, come crescere nella fede. Allora, il primo aspetto che ci ha consegnato è compiere con responsabilità e fino in fondo il proprio dovere. Secondo aspetto è la coscienza di essere solo servitori che non accumulano utili per se stessi. Vediamo adesso la terza via. Sulla scena abbiamo 10 lebbrosi e dall'altra parte Gesù. Questi 10 lebbrosi si tengono a distanza perché sanno che non possono oltrepassare un certo limite, altrimenti contagiano gli altri. Fra l'altro, la legge ebraica vietava di avvicinarsi ai lebbrosi o a un ammalato grave per più di 10 passi, altrimenti si contraeva non la malattia, ma l'impurità. Perché per gli ebrei la lebbra, che faceva cadere a pezzi la pelle, la carne, era il segno visibile di un peccato invisibile, soprattutto il peccato contro la verità. Ebbene, questi 10 lebbrosi si tengono a distanza, alzano la voce e dicono a Gesù: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. E gli dicono Dio Salvatore, perché Gesù vuol dire Dio Salvatore, Maestro, Rabbi, Kyrie eleison, chinati con tenerezza verso di noi, abbi compassione di noi. Quindi invocano l'intervento di Gesù in quanto riconoscono in lui non solo un Rabbi, ma la presenza salvifica di Dio. E chiedono la compassione di Dio per essere purificati dal peccato e dunque guariti dalla malattia. E Gesù li rimanda alla legge ebraica, che prevedeva di presentarsi davanti a un sacerdote, perché solo il sacerdote poteva dichiarare se tu eri purificato o se eri ancora in peccato. Se eri purificato significava che stavi guarendo o eri già guarito. Se eri in peccato, la tua malattia persisteva. E mentre questi 10 lebbrosi obbediscono alla parola di Gesù e quindi si recano dal sacerdote, vengono guariti. Allora ecco un'altra via per crescere nella fede: l'ascolto obbediente alla parola di Gesù. E c'è un'ultima strada. Di questi 10, solo uno torna indietro per ringraziare Gesù. E Gesù si sorprende per alcuni versi, per un altro verso è un po' come triste, come amareggiato, perché dice: ma non erano 10 quelli guariti, come mai sei tornato solo tu? Gli altri 9 dove sono? Ecco allora la via, un'altra via per crescere nella fede: l'umiltà
di saper dire grazie. Nella Chiesa, nella società, ormai non sappiamo più essere riconoscenti. È difficile saper dire grazie, perché ringraziare qualcuno significa essere in debito verso di lui. E noi non vogliamo essere in debito con nessuno. Gesù invece ci insegna che dire grazie è un segno di maturità. I genitori insegnano ai bambini fin da piccoli, 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 a dire grazie. Come si dice quando il bimbo riceve un regalo, una carezza? Come si dice? Insegnano a dire grazie. Ma quando si diventa adulti, non sappiamo più ringraziare. E se non sappiamo ringraziare, non sappiamo accogliere. E se non sappiamo accogliere, non abbiamo il cuore lieto, siamo intristiti. Crescere nella fede significa vivere nella gratitudine, gratitudine per quello che siamo, per quello che abbiamo, per quel poco che siamo, per quel poco che abbiamo. A volte, come in questo caso, chi ci sembra lontano da Dio ci dà grandi lezioni di umanità. Era un samaritano, uno straniero, un eretico, quello che era tornato indietro a ringraziare Gesù. E noi devoti, praticanti, siamo veramente cafoni, perché non sappiamo dire grazie. Possa allora questa domenica il nostro cuore aprirsi alla gratitudine. Possa ciascuno di noi essere un uomo, una donna maturo, capace di dire grazie. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.